Buongiorno, siamo qui in compagnia dei protagonisti di questo film Bassi Fondi. Allora, volevo chiedere a voi due com'è stato interpretare questi outsider così fuori dalla società e soprattutto complimenti. Grazie. Perché è stato un film difficile e che ho apprezzato tantissimo. Grazie, questo ci fa molto piacere. Vuoi rispondere? Vabbè, come è stato entrare in questi personaggi? Sì. Vabbè, per lui è stato fatto, no, sto scherzando. Io come sono ridotto, perché altro. Sono come nel personaggio. Come è stato entrare in questi beh, non è stato semplice, eh? Una storia difficile. La storia molto bella, molto difficile, molto toccante, per cui naturalmente quando tocchi alcune corde di questo genere, come dire, devi per forza di cose andare un po' a scavare quelle che sono le tue conoscenze della vita, magari anche personali, anche se non volessi ritirarle fuori. Però poi alla fine questo tipo di cose qua servono molto a esorcizzare e ad andare avanti, e questo ti libera in qualche modo. Quindi cosa ti ha aiutato a entrare dentro questo personaggio Callisto? Che beh, intanto mi ha aiutato tantissimo la sceneggiatura, perché io quando l'ho letta la prima volta, veramente l'ho letta tutta ad un fiato, che è una mia abitudine, però questa l'ho letta tutta ad un fiato con molto piacere, perché ero proprio curioso di vedere dove andava a parare. E quando c'è il grosso, diciamo così, colpo di scena in cui sì, la personalità, almeno del mio personaggio di Callisto, diciamo così, da burbero, cioè da sì, uno incazzato, me ne frega la vita, invece si rende conto che c'è qualcosa di più e che va oltre. Sì, non è soltanto il fatto egoismo, se può sembrare egoismo, non è egoismo, è proprio amore. Amore. Si rende conto di amare questa persona, di amarlo, come dicevo prima, anche in maniera shakespeariana, se vogliamo, su un termine un po'... Però è così, che poi è la vita. Per cui il primo grosso impatto è stato quello. Poi è un grande paura, grande sbigottimento, dico come lo fai? Che tra l'altro, un piccolo aneddoto, non raccontiamo mai, quando mi arrivò la sceneggiatura, mi arrivò, io dovevo fare il, cioè mi dice tu sei Romeo, vabbè, vado a leggere Romeo, capirai, Romeo diventa cieco, oh, dico tutti come questo, come lo faccio? Poi dice no, se sono sbagliati, tu sei Callisto. E da un certo punto di vista questo mi ha rincuorato, perché veramente il personaggio che il nostro Gabriele veramente ha interpretato in maniera strepitosa, per me è stato un grande lavoro ha fatto, mi ha aiutato. Compagno, grande compagno. Sì, simpatico compagno. Siamo dagli altri. Poi un'altra cosa, in questo film innanzitutto è stato girato in tempo di Covid, di pandemia piena, sì, e poi oltretutto, essendo di zona, so che sono stati presi dei veri outsider, sì, dei clochard da Trastevere. Sì, sì. Com'è stato rapportarsi anche con queste altre persone che non, per loro non è un personaggio, ma... Beh, loro si sono divertiti a fare loro stessi. Sì. Soltanto che avevano modo forse anche di esprimersi, no? Di esprimere quello che era la loro natura, la loro natura molto... Pezzente. Sì, anche greve. Certo, certo. Sì, è quello che è proprio, è quello che è la strada. Sì. Quindi c'erano fame, capito? Fame vera, capito? Sì, sì. Noi alcune scene le abbiamo anche improvvisate proprio con i passanti veri, e alla fine quando abbiamo dimenticato, un euro e mezzo, 70 centesimi, 80 centesimi, non ci sembrava vero, perché noi eravamo veramente, perché noi eravamo outsider degli outsider, cioè noi eravamo proprio al margine, cioè noi eravamo proprio io, cioè eravamo Callisto e Romeo, che erano proprio una cosa a parte rispetto anche a quello che è il loro mondo, no? In cui loro sono abbastanza, anzi sono molto uniti tra di loro, poi si scavo, si picchiano, eh? Però diciamo fondamentalmente hanno una grossa coesione, no? Proprio per poter difendersi dal mondo, no? Da questo mondo ostico. Chiamiamolo Roma di sopra, noi, il mondo di sopra, in questo senso, perché c'è veramente un mondo di sotto, e noi eravamo proprio nel mondo di sotto, tant'è vero. Una scena che poi è stata tagliata, comunque c'era, Callisto lo diceva a un certo punto, no? Diceva io lassù non ci voglio più stare, non ci voglio più stare, non ci voglio più stare. Per cui decide
e per questo poi la scelta anche finale di buttarsi. Perfetto, noi spoileriamo, vi ringraziamo, grazie mille a voi e speriamo di avere il giusto compenso in sala, il giusto riconoscimento in sala. Allora io dirò a tutti, diciamo così, coloro che ci seguono, venitelo a vedere perché merita, vi strapperà qualche lacrima, vero, di questi tempi non è così male. Grazie.